L'amministrazione comunale ha approvato ieri pomeriggio la riformulazione del piano di riequilibrio, importante atto che ora passa ai revisori dei conti e di seguito alla terza commissione consiliare, al Consiglio comunale, per poi essere inviato alla Corte dei Conti. Il vice sindaco e assessore al bilancio Salvo Vitale e il sindaco Angelo Danna spiegano ai nostri microfoni l'importanza di questa deliberazione. È un atto importante e sono felice anche perché abbiamo rispettato e stiamo rispettando i tempi che ci siamo dati. In ogni caso andava fatto entro il 30 settembre, noi l'abbiamo esitato oggi, verrà trasmesso ai revisori dei conti che nel più breve tempo possibile, spero entro domani, esprimeranno il parere. Dopodiché la palla passerà al Consiglio Comunale, il cui ruolo in questo frangente è molto importante. Ecco, io chiedo ai consiglieri comunali, ai miei amici di sostenerci in questa battaglia e in questa scansione temporale. Adesso speriamo di arrivare, anzi non speriamo, entro venerdì porteremo in giunta lo schema di bilancio preventivo del 2015. Da quel momento comincerà, come dire, l'avvicinamento a grandi passi a una gestione ordinaria che noi speriamo da qui a fine anno di poter avere in questo comune. Dico ai nostri concittadini che un comune che dal gennaio del 2015 non riceve un solo euro di trasferimenti dallo Stato, un comune quindi che ha dovuto far fronte ai bisogni, anche quelli più urgenti, ai quali solo in parte in questo momento si può dare risposta, ma un comune che si regge solo sulle sue risorse, non può pianificare. Noi adesso, attraverso l'approvazione di questi atti, arriveremo al bilancio preventivo 2016 da qui a pochi mesi e da quel momento finalmente potremo guardare avanti pianificando, programmando, sapendo di poter investire i soldi per risolvere in maniera più radicale tanti problemi della città. Quindi era per noi importante rispettare i tempi, ce lo siamo imposti e lo stiamo mantenendo. Da ora in avanti cercheremo di dare maggior impulso alla nostra azione.